Presidente, oggi l'assemblea del Galla Alta Marca Trevigiana, ecco, un bilancio generale dell'attività dell'anno. Direi che un bilancio economico positivo, ma non solo economico, ma anche quella della programmazione del piano che abbiamo realizzato, e quindi direi molto bene. Abbiamo già speso, ahimè, purtroppo tutti i fondi disponibili, che comunque è una bella cosa, perché essere capaci di spendere ciò che ci è stato assegnato vuol dire che abbiamo lavorato bene. Forse una delle sfide più difficili in questo momento per il Galla Alta Marca è quello di far capire gli strumenti che sono a disposizione di questa organizzazione per aiutare il territorio. Ecco, in questo quali sono i suoi obiettivi? Abbiamo lavorato tantissimo, oltre che come consorzio, che naturalmente ha speso questi fondi arrivati dalla Comunità Europea e dalla Regione, abbiamo lavorato come azienda di sviluppo locale, proprio per dare un contributo al territorio sulle iniziative, sui programmi, sulla concertazione con altri enti soprattutto, e tant'è vero che dalla nostra capacità e dalla nostra forza nasce il distretto del cibo. Ecco, prossimamente ci sarà proprio un ulteriore evento per promuovere questo distretto. A che punto siamo? Siamo a un punto ormai direi storico, in quanto il 14 alle Fiere di Santa Lucia ci sarà la prima assemblea dei soci, e vi dico anche dei dati importanti. Abbiamo raggiunto ben 122 soci aziende agricole e agroindustriali distribuite su 57 comuni trevigiani, 5 cooperative agricole, 7 consorzi di prodotto, altre 16 aziende dell'indotto, nonché altre 27 amministrazioni comunali. Ma il nostro bilancio è in assoluto equilibrio economico e finanziario, è però un bilancio molto limitato. Noi abbiamo un fatturato di 300.000 euro e un piccolo utile che quest'anno è di 1.300 euro. Il nostro scopo però non è produrre utili, ma far avere al territorio fondi europei. I fondi europei vengono dati direttamente ai beneficiari, quindi non transitano per il nostro bilancio. Siamo un'organizzazione leggera che ha appunto 3 collaboratori stabili a tempo parziale, appunto abbiamo un costo molto limitato che è appunto è complessivamente di 300.000 euro all'anno, considerando in questo che circa 2/3 sono proprio progetti che gestiamo direttamente, per cui nei 300.000 euro diciamo il costo del personale è meno di 150.000 euro, il resto sono progetti che gestiamo direttamente, tra i quali anche una guida per la promozione turistica del territorio che presenteremo oggi e che prossimamente consegneremo anche a tutti i comuni soci, e anche degli eventi di presentazione e altre iniziative gestite come agenzia di sviluppo, in particolare dei progetti che abbiamo fatto per l'IPA, per l'Osservatorio del Paesaggio, e anche con un contributo del Bimpiave transitato per il comune di Pieve di Soligo, le cartine sul turismo della Grande Guerra. Sindaco Soldana, è prezioso anche il contributo delle amministrazioni comunali al Galla Alta Marca Trevigiana, tanti progetti in cantiere. Sì, è un parterre di collaborazioni e progettualità che sicuramente daranno vitalità a questo territorio, promuovendolo ma anche valorizzando al contempo le eccellenze, in questo caso nel distretto del cibo, le eccellenze culinarie e i prodotti tipici appunto dell'Alta Marca. Ci sono 2 progetti importanti che presenterà anche questa sera il GAL nella sua assemblea. Uno è il docufilm, che poi verrà presentato a Venezia la Biennale a settembre, e una guida del territorio in 4 lingue, anche cinese. Sì, prendere atto che dobbiamo rivolgerci a un parterre di turisti non solo europei ma mondiali, e soprattutto aprire in qualche maniera anche alla Cina questo territorio, credo sia una visione lungimirante, e bene hanno fatto appunto a creare questa guida in 4 lingue, tra cui anche la lingua cinese.